E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter. E oggi siamo qui tornati con In Segreto. Con Violetta ovviamente. Ciao. Sei rimasta scandalizzata dall'altro episodio, di la verità. Sì, decisamente. Poi non conoscevo questo sito, quindi è stata Un'esperienza traumatica. Ovviamente oggi siamo tornati a grandissima richiesta. Video precedente ha raggiunto 90.000 mi piace quasi. Mamma mia. Quindi se volete un altro episodio spollicciate. E 70.000 mi piace ve lo carichiamo. Quindi dai con bollicioni. Ma adesso io farei iniziare a Violetta, come al solito, il primo commento. Da un uomo di 16 anni. Allora, uomo di 16 anni. L'unica ragazza che ho avuto dopo averci trombato, spazzato per terra, Sì. È diventata lesbica. Amico mio. Fatti due domande. Piace, ci sarà un motivo. L'avrei aiutata a capire. Non l'hai soddisfatta, allora ha cercato di meglio. Ho capito, ma deve essere stata traumatizzata sta ragazza. Fuori in 60 secondi, neanche. Avrà fatto tipo spogliati. È scoppiato lo spumante. Prossimo. Ed è ancora un uomo di 16 anni. E già fa ridere dalla prima frase. Sono dipendente dai kebab. Da qua io avrei messo punto. Ciao, è già un segreto. Giuro, non riesco a vivere senza averne mangiato una al giorno. E diventi proprio un kebab. Se mangi più di un kebab al giorno, assumi proprio la forma di un kebab. Quindi. Va avanti da 3 mesi. E ancora non sei morto? Grazie a Dio sono uno che non ingrassa. E anche che non muore, perché i miei non lo sanno. Beh, vedrai che fa 3 mesi, però si vedrà la differenza. Sì, la vedrai sottoterra, guardando le radici degli alberi. Però sì. Ok, prossimo. Allora, donna di 15 anni. Quando mi lavo indosso sempre il costume. Interessante. Perché almeno se qualcuno mi uccide, quelli che mi trovano non mi vedono nuda. Ma perché qualcuno dovrebbe ucciderti? Perversione. Hai visto Psycho troppe volte. Sì, questa è una perversione vera. Che questa l'altra ragazza è malata e tanto anche. Quando ho il ciclo porto le stesse mutande per una settimana. Sai che puzza? Che schifo. Perché mettendo l'assorbente rimangono pulite come appena lavate. Ma non mi pare, veramente no. Cioè no, non funziona così. No, è sbagliato. L'assorbente puzza, fa puzzare le mutande. Te puzza tu. Ti prego, cambia mutande, cioè. Sì, e cambiamo anche segreto. Uomo di 19 anni. La settimana scorsa ero a casa della mia ragazza. Iniziamo a fare l'amore e proviamo il 69. Oh. Stavano a giocare a tombola, no? È uscito il 69. Ad un certo punto ha iniziato a infilarmi un dito nel retro. Mi è piaciuto più del dovuto. Fatti anche tu due domande. Comunque anche la ragazza dovrebbe farsi due domande. Gli piacciono queste cose. Magari è una proctologa e voleva controllargli la prostata. Andiamo avanti, che è meglio. Comunque sì, hanno tutti i problemi. Beh, anche sì. Questo è problematico. Ma scusa, tutti quelli che scrivono qua hanno qualche problema. Perché magari c'è. La maggior parte di quelli che abbiamo letto sono cose stranissime. Questo, ad esempio, non ha un problema. Mi faccio la doccia da 5 mesi, relax totale. Ah, ecco che era sta puzza, si sente fino a qua. Ma relax totale di che? Oh, 5 mesi senza doccia, da paura. Aveva funghi, non lo so. Prossima, uomo di 18 anni, quindi è maggiorenne. Sono fidanzato con la mia ragazza da 3 anni, la amo. Solo che lei non sa che da 2 anni mi faccio il padre. Un bonazzo incredibile. Ma... No, non ho capito, puoi ripetere? Sì, uomo di 18 anni. Sono fidanzato con la mia ragazza da 3 anni. E fino a qua è tutto. E la ama. Ok. Però... Solo che lei non sa che da 2 anni, quindi da dopo un anno che si erano fidanzati, mi faccio il padre. Un bonazzo incredibile. Allora io ti avrei dato una medaglia, te lo giuro. Se invece. Facevi la madre. Esatto, se invece del padre c'era scritto la madre. Perché è la cosiddetta legge della maniglia. Prima la madre e poi la figlia. Ma qui è il contrario, però. Prima la figlia e poi il padre. Che legge è questa? La legge del calcare. Prima la figlia e poi il padre. Non è bello. Brutto che il padre ci stia più che altro, Ok. Andiamo di male in peggio. Prego, infatti leggi la te questa, io non lo so, è una donna, quindi prego. 16 anni, ho raccolto la mia forfora per un anno e mezzo. Ma come calcherà mai raccoglierti la forfora? Oh, se gratta, se gratta. C'è un bel cestino dove ti gratti la testa, no? Non te lavi. Dentro una ciotola. Perché? No, ma aspetta, perché qua è bello, Che spaccio per parmigiano alla fidanzata di mio padre. Non la sopporto. E lei se lo mangia, Vai!
Io sono sensibile a queste cose, raga, veramente. Possiamo andare avanti, ti prego, mi metto a vomitare se pensano. Non mi capacito, cioè, il mondo non ha fine. No, non abbiamo letto niente. Prossima. No, è tutto normale. Donna di 14 anni. E queste sono sempre le peggiori di solito, eh. Mentre facevo le pulizie e riordinavo un po' casa, trovai tra il letto e il comodino di mia madre tanti, ma tanti preservativi e un vibratore. Oddio. Poverina. Povera ragazza, sarà scioccata. No, no, aspetta, non è finito il segreto. Il giorno più bello della mia vita. Grazie mamma per il tuo vibratore. Ah, cioè, così lo usano tutte e due. Ha scoperto il vibratore. Che cos'è questo aggeggio? No, no, lo sapeva benissimo a 14 anni che cos'era e... Gli ha fregato la madre. D'altronde, no, tra madre e figlia me lo confermi che ci si scambia i vestiti, ci si scambiano idee. No, se ci sono i vestiti, stop. Cioè, fine. Beh, è sempre una cosa che si indossa comunque. Vabbè, andiamo avanti, va. Per te sempre quelli più schifosi. Donna di 16 anni. Il mio segreto è che ogni volta che vado in bagno a fare la cacca. Sì, specifichiamolo. Specifichiamo. Prima di tirare lo sciacquone, me la guardo e mi autocomplimento. Oh, vediamo oggi che bella cacca che ho fatto. Mamma mia, guarda, oggi. Guarda, facciamo pure la foto. Per... Mamma mia, oggi sembra uno sfilatino. Guarda che bagaglio. Che ho fatto? Cioè, questa è perversa proprio. Ah, perché quelli di prima no, quelli che se metà la forfa dentro la ciotola per la taglia come parmigiano no. È una vendetta, cioè. E questo invece è, uno è un prank. Ora lo farò anch'io. A 200.000 mi piace, raccolgo la forfa e gliela faccio mangiare come parmigiano. Sì, ovviamente non è vero. Se fai una cosa del genere, veramente ti ritrovi come il ragazzo, ti ricordi quello che mangiava kebab? Quello è la tomba. Ti ritrovi anche te a guardare i cipressi dalle radici. Uomo di 15 anni, da un po' di giorni il mio gatto continua a mordermi ed attaccarmi. Quello sai che significa? Che significa? Che vuole farselo. No, in realtà è rapato. In realtà il veterinario dice perché sta crescendo. Ma io so cos'è. È arrabbiato con me perché mangio i suoi croccantini. Non posso resistere. Sono troppo buoni. No, vabbè, basta. No, cioè, non so che dire. Io sì. Miau. Beh, sempre so più sani i croccantini del kebab tutti i giorni. Comunque. Donna di 17 anni. Ho sempre desiderato di fare l'amore in tantissime posizioni diverse. Ma il problema è che ho un fidanzato che ha il pene storto. E quindi possiamo solo fare la posizione del missionario. E perché? Non lo so. Vabbè, che cacchio è? È così, è un uncino, che è? Lo amo, ma non so fino a quando potrò resistere. Dovrebbe controllare nel cassetto della madre. Tanto di sti tempi, no? Ultimo commento, penso il peggiore di tutti. Cosa c'è di peggio di quello che abbiamo già letto? Prego, donna di 14 anni. All'età di 11-12 anni avevo un gioco a forma di insetto che vibrava. No, io già so come va avanti. So già come va a finire. Quando ero da sola in casa mi piaceva infilarlo nella Yolanda. Ok, come dice l'insetto, sì. Come fosse un vibra vibra. Scarafaccio. Da quando si è rotto la mia vita non ha più senso. Oddio. Quindi cioè, da 3 anni ne fa uso insistentemente. Bene, io ho letto di tutto. Ma magari gli si è rotto dentro. Ma magari è rimasto dentro. Bene ragazzi, direi che per oggi abbiamo letto abbastanza segreti. Non voglio più leggere questi segreti. Anzi, se ne scoprite qualcuno voi su In Segreto, taggateci su Instagram. Trovate il link in descrizione. Comunque il vostro caro Dexter e Violetta23. No, da me non me li taggate, grazie, non ci tengo. A lei. No. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. 70.000 mi piace. Prossimo episodio su Facebook e Instagram e Forfora. Li trovate in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Io vi mando un abbraccione. Un salutone. E dei croccantini del gatto. E ci diciamo, gente. Metti i draghi, re barbari, fai il macello. Basta, ho deciso. No, lì. Ho deciso. Va bene qui.